Eivor, benvenuta al mio negozio. Vorrei chiederti un favore. È un piacere rafforzare un'amicizia. Che cosa cerchi? Barid intende vantarsi con Flan del commercio di Dublino. Possiamo ottenere un dono esotico da terre lontane. È esattamente il pensiero che mi affligge. Vedi, ho acquisito possedimenti a Raddown, ma erano terre di Thorstein in realtà. Ora quel territorio è pieno di problemi e di contrabbandieri. Liberare quella via commerciale ci ricompenserà sicuramente. Vorrei che la ricompensa fosse un dono esotico. Ma quale? Conosco un mercante di spezie che cerca pelli di ottima qualità e a Raddown abbondano. È un affare perfetto. Una spezia è un ottimo dono regale. Grazie, Azar. È a nord di qui. Tu pensa ai contrabbandieri. Io starò qui tranquilla. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Raddown è a nord di Dublino. Dovrei andarci ora. Attaccheranno a vista qui. Vola su queste terre, amica mia. Eliminarli tutti per Azar. Basta!
Sei Eivor? Di qua! Sei un uomo di Azar? Sì, lo sono. Azar mi ha detto che avete interesse a scambiare delle pelli per un dono. Sì, mostrerà la forza commerciale di Bari da Riflan. Avremo le pelli che chiedi. Come posso aiutarti? Con le scorte per gli avamposti commerciali. Le useremo per costruire un punto di commercio. Dove posso trovare le scorte? I monasteri sono un buon posto. Avranno ciò che ti serve. Vorrei sapere come fai affari con Azar. Io procuro le pelli, le lavoro e le spedisco a Dublino. Azar le commercia via mare. Vogliamo migliorare l'avamposto commerciale. Potremo inviare carichi di pelli più spesso e averne una scorta più grande. L'Irlanda deve avere molti avamposti commerciali. È così. Ogni avamposto tratta merci diverse. Qui raccogliamo pelli, ma altrove troverai di tutto. Grazie, amico. Saluti, Eivor. Andiamo via da qui. Albero su! Forza col canto! Thank you.
di cui parlava il gestore. Ehi, vieni qui! Grazie. Odino possa accoglierti al suo banchetto. Ehi, vieni qui un attimo.
Vieni a darmi una mano qui. Scorte sufficienti per costruire qualcosa. Bene. Abbiamo ciò per cui siamo venuti. Andiamo. È servita. Costruiamo qualcosa? Molto bene. Le pelli a Dublino. Hazard ti indicherà altri avamposti commerciali da conquistare. A presto, amico. Thank you.
Hversu þeir lögðu í vestri eiginu inn? Eivor, sono arrivate le pelli da Raddaun. Possiamo scambiarle con il dono per Flan. Vieni, controlla la merce. Azar, hai il tuo avamposto commerciale. È così, e ho ottime notizie sulla merce. Abbiamo abbastanza pelli per il dono a Flan. Ecco, amica mia, facciamo l'affare. Spezie pregiate che non riusciresti a trovare altrove. Le farò consegnare per l'incoronazione. Flan comprenderà l'importanza commerciale di Dublino. A proposito, Eivor, ci sono avamposti commerciali abbandonati in tutta l'Irlanda. Mi stai suggerendo di prenderne il controllo per il bene di Dublino? Avremo accesso a merci che finora non possiamo ottenere. È una grande opportunità di ricchezza. Farò in modo di approfittarne. Intanto cercherò Barid. Sarà lieto di sapere del dono a Flan. Ehi, salute, Eivor. Vuoi controllare le nostre offerte? Forse può bastare. Arrivederci. Barid, il dono per Flan è in viaggio per il Nid. Molto bene. Mi stavo giusto preparando a partire per l'incoronazione, anche se ho un problema da risolvere. Che problema? La poetessa di Flan, Kira, era qui per annunciare un invito formale, ma ora non so dove sia andata. Credi che sia in pericolo? No, credo che sia andata a divertirsi. Ai mercati di Dublino, credo. Abbiamo bisogno di lei. La somma poetessa è un importante membro della corte reale. L'incoronazione non può avvenire senza di lei. La troverò. Dove ci incontreremo? Alle porte di Dublino. Terrò i cavalli pronti.
questo tempo scuro. Oh Flan, oh Flan, non è grande colui che qualcosa che fa rima. Basta con i guaiti, per il bene delle nostre orecchie chiudi quella bocca. Certo, ma tu sei un idiota. Siete tutti uguali. Prendetela! Non potete lasciare cantare un usignolo in gabbia. Merda. Speravo che un pubblico di danesi sordi lo permettesse. Tu sei Kira? Tenetela giù! Oh, meraviglioso. In quanti guai sono in grado di ficcarmi? Mi dispiace, lei viene via con me. No, no, no! Risponderà dei suoi insulti! Non puoi ripensarci. Sei in debito. Onesto morirai. La nostra poetessa ha fatto amicizia con il terreno. In piedi, poetessa. Cielo, mi gira tutto quanto. Un bagno freddo ti farà riprendere. Pulirti dalla birra. Se pensi che ti avrei trascinato fino a Tara, ti sbagli. Tara? Aspetta, ma tu chi sei? Barid mi ha mandato a prenderti. Ti aspetta alla stalla. Ah, un'emissaria. Dimmi, quanto denaro vorrebbe un'emissaria per non riferire di questa zuffa a Barid? Sai, mi legherebbe subito a una guardia non appena metto piede a Dublino. Quell'uomo sa essere suscettibile, se sai cosa intendo. Lo so, Barid è mio parente. Bene, credo che la mia bocca abbia parlato fin troppo oggi. Aprila di meno, a me sta bene. Andiamo? Barid non mi ha mai parlato di te. Qual è il tuo nome? Eivor. Giungo dalla Norvegia. E ora vivo in Inghilterra con il mio clan. Un clan, eh? Sono tutti picchiatori come te. È solo grazie ai miei pugni, se puoi cantare ancora, poetessa. Sì, è vero. Barid. Iniziavo a preoccuparmi. Che è successo? Ci sono stati problemi. Non c'è bisogno di tanta tensione. Si parte per Tara? Non vorremmo fare tardi per l'incoronazione. Dopo di te.
di Loki. È stata una sorpresa incontrare una tua parente, Barid. Eivor mi ha detto di venire dall'Inghilterra. Sì, Eivor è qui per migliorare il commercio di Dublino e per assicurarci scambi con terre locali. Col tempo, Dublino diventerà il cuore del commercio irlandese e tutti i regni ne beneficeranno. Il futuro re supremo ne sarà più che lieto. Sì, beh, oltre al commercio, spero che per Flan Dublino sia un'amica e un'alleata. In molti lo sperano. Stringere rapporti con Barid converrebbe a tutti. Sarebbe stolto per il re non approfittarne. Credo che Eivor non sia al corrente di tutta la storia, Barid. Speravamo di avere un incontro con Flan. Voglio consolidare il nostro legame. Credi che ci riusciremo? Forse. Vedremo come andrà la sera. Un grande evento, eh? Non si è risparmiato, questo è chiaro. Ah, mia signora, uno dei sacerdoti è scomparso. La sua tenda è sottosopra. Temo che gli sia caduta una disgrazia. Scomparso? Ne sei certo? Questo ci dà del tempo. Kira, agisci come se nulla fosse. Barid e io andremo a indagare. Dov'è la sua tenda? Sulla collina, a sinistra. Siate cauti. È stata una lotta. È la vigilia dell'incoronazione e già ci sono problemi. Tieniti pronto e stammi vicino. Ancora non sappiamo niente. È una vicenda oscura. Dobbiamo seguire il sangue. Spiedo succulenti. Torniamo indietro e seguiamo un'altra traccia. Sangue porta lontano dal campo principale. Forse verso quelle tende. Sangue si ferma qui. Dove vanno questi segni di ruota? Credo che questa storia finirà male. Lo temo anch'io, cugino. In un giorno tanto speciale, poi. Forse l'incoronazione sarà rovinata.
Là c'è un carro. Hanno avuto un imprevisto. Lo riconosci? Questo è Senan, il prete. Quei bastardi lo hanno spogliato. Quel campo lassù, che cos'è? Anakdu non è un campo, ma sembra che qualcuno lo abbia reso tale. Andiamo. Cosa ne pensi? Hanno rapito il prete e preso i suoi abiti. Credo che qualcuno abbia intenzione di indossarli. Per travestirsi? Lo scopriremo presto. Acquisiamolo. Doveva uccidere Flan. La lettera è anonima. Un nemico segreto. Vieni. Dobbiamo riferire tutto a Kira. Sono con te. Devo dire che ti sei comportata bene, Eivor. Di certo non sei estranea a incontri del genere. Devo dire che anche tu te la sei cavata. Già, oggi abbiamo sventato un regicidio. Se solo sapessimo chi c'è dietro. Hai idea di chi potrebbe spingersi a tanto? Potrei scommettere sui re dell'Ineil del Nord. Per ogni re, la stessa storia. Ci sono novità. Il prete è morto. E anche i suoi assassini. Banditi. Ho trovato questo. È un ordine per uccidere Flan. Uno di loro si era travestito da prete. Intendeva scozzare Flan durante l'incoronazione. Sotto i nostri occhi. Perché rischiare? Perché non avvelenarlo? O ucciderlo nel sonno? Il veleno può fallire. E un assassinio nel sonno non è teatrale. Ma è una giusta domanda.
L'assassino sapeva che non sarebbe sopravvissuto. Era pronto a morire. Chiunque sia, il mandante vuole eliminare Flan. Dobbiamo avvertirlo. Lo faremo dopo l'incoronazione. Non voglio che ne sia turbato. Flan non se lo merita. Si godrà il momento. Raggiungilo più tardi nelle sue stanze a Darrow. Avrà il tempo di ascoltarti. Ora, se volete scusarmi, andrò a prepararmi. Vieni, Eivor. L'acqua non era tanto sporca, no? Tu non sai molto sul ruolo di una poetessa, vero Eivor? Illuminami. Lo farò. Beh, che cosa stai aspettando? Vi ho chiesto di scusarmi. Vale anche per te? Vedo molti re qui. La notizia dell'incoronazione si è diffusa in ogni dove. Su, uniamoci a loro. Quello è lui? Flan? Sì. Che stanno facendo? Lo benedicono. L'abate Eogan è la più alta carica spirituale dei cristiani. La sua benedizione attesta che Flan è pronto a sostituire il suo predecessore. Avviene tutto davanti a Lia Fall, una pietra sacra che, secondo la leggenda, dona un lungo regno ai re giusti. E funziona? Dipende cosa intendi per lungo. Questa cerimonia è lunga. Quando si mangia? Non sei cambiata. Ormai sono qui, tanto vale che mi diverta. Flan for eating ye cheekhoke. E con questo, Flan ha molti più nemici. Le guerre dinastiche sono lunghe. Se è un re scaltro, sarà in cerca di alleati. È scaltro, ma sa essere feroce. Intende conquistare il nord perché ha sete non solo di potere, ma anche di sangue. Durante il nostro viaggio da Dublino, Kira sembrava suggerire che c'è altro tra te e Flan. Di che si tratta?
Un dettaglio molto grosso. Ecco, il re del nord che mi ha incoronato, Ed Findlia, uccise il padre di Flann per spodestarlo dal trono. Poi, come da tradizione, sposò sua madre. Inutile dire che tra voi non corre buon sangue. No. Per Flann Ed era una serpe velenosa e tali erano anche i suoi alleati. Conquistare la sua fiducia non sarà facile. Gli abbiamo appena salvato la vita, letteralmente. Questo gli farà almeno venire un dubbio. Speriamo. Partirò subito per Darro. Raggiungimi là quanto prima. Alice, drink and chew.